sicuramente affronteremo una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti della classifica, una squadra che ha aggiunto da poco un americano molto importante per la Lega come Corbett. Hanno giocatori giovani pronti per competere in squadre dell'alta classifica come Miaschi, che pur essendo un giovane è tra i migliori marcatori della squadra, e senza dimenticarci di Brian Sacchetti, acquisto di quest'estate, che per la categoria è un giocatore super. Insomma, la partita sarà sicuramente una partita difficile, come tutte. Andremo ad affrontare comunque la Treviglio cercando di imporre il nostro gioco e sicuramente mettendo fin da subito grossa fisicità nei contatti e in difesa. Il Dera intanto ha iniziato ad allenarsi con la squadra, l'abbiamo trovato naturalmente un po' indietro di condizione, ma è normale, sta facendo un passo alla volta, ma tolto gli imprevisti dell'ultimo momento sicuramente sarà dei nostri a Treviglio, mentre gli altri pian piano stanno facendo un lavoro differenziato e cerchiamo di recuperarli il prima possibile. Insomma, tra lo staff medico, lo staff tecnico, c'è grossa collaborazione per far sì che tutti riescano a dare il proprio contributo il prima possibile in campo. Insomma, l'obiettivo, come tutte le partite, è quello di vincere e puntare in questo caso qua al quarto posto, è il nostro obiettivo primario, ma non dimentichiamoci che questi ragazzi hanno fatto un qualcosa di straordinario insieme a tutti i componenti degli staff, perché comunque tutto l'anno che stanno tirando la carretta tra infortuni e cose varie, che non è assolutamente una cosa scontata. Hanno fatto partite intense, di qualità, sacrificandosi, ma nessuno si è tirato indietro, quindi arrivare quinti non sarebbe assolutamente un dramma. Certo, proveremo per vincere la partita, andare a Treviglio per vincere la partita e far di tutto per portare a casa il quarto posto, anche se non dipende solo da noi.